Benvenuti al nuovo episodio della Volpe e Leone dedicato alla politica estera del governo Conte, a come, soprattutto su iniziativa della sua componente 5 Stelle, si vede un deciso slittamento della nostra collocazione internazionale verso un rapporto privilegiato con la Repubblica Popolare Cinese. Ne abbiamo discusso con Paolo Formentini, deputato della Lega, membro e vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Buongiorno Paolo Formentini, parliamo di politica estera, tu sei il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, parliamo di politica estera perché sembra che siamo in una fase di importanti novità per l'Italia. I 5 Stelle non hanno mai fatto mistero di avere una loro visione che si distacca molto da quelle che sono le tradizioni più consolidate, diciamo le linee guida più consolidate e abituali della politica estera italiana. E soprattutto l'hanno fatto in un senso di allontanamento dagli Stati Uniti e di avvicinamento a potenze, che loro percepiscono, come dire, come antiimperialiste, come terzomondismo e così via. Di sicuro tra questi, oltre all'occhio di riguardo che c'è stato, c'è verso il Venezuela, per fare un esempio, c'è anche come una sorta di punto di riferimento la Repubblica Popolare Cinese. I 5 Stelle guardano alla Cina comunista come un possibile nuovo alleato di riferimento, almeno questa è l'impressione, mi sbaglio? No, non ti sbagli per niente, Daniele, anzi grazie per la domanda perché tocca, secondo noi, quello che è proprio il fulcro adesso della politica estera italiana, ovvero il grande problema. E il grande problema della nostra politica estera, o almeno di quel poco che ne resta, è lo slittamento costante negli ultimi mesi dal baricentro saldo dell'atlantismo che ha garantito al nostro paese pace e prosperità per 71 anni, ribadiamo 71 anni da quel 1949 in cui fu fondata l'Alleanza Atlantica. Ecco, oggi con questo governo forse tocchiamo il punto di maggior pericolo per la sponda atlantica, per tutti quei valori in cui noi come Lega crediamo, quei valori di libertà e di autonomia. Perché questo governo, col ministro degli esteri Di Maio, il premier Conte, sembra guardare, anzi guarda, alla Cina. L'alleato quindi storico, non più al centro della nostra azione in politica estera, ma la Repubblica Popolare Cinese, un regime che lo dobbiamo ricordare sempre, è un regime comunista, partito unico, un regime che reprime le libertà. Tragiche notizie arrivano in queste ore da Hong Kong, tanti sono stati gli appelli in tutti gli ultimi mesi, la Lega si è sempre mossa in prima fila, fin da quando, nei mesi scorsi, questo governo ha celebrato l'amicizia sino-italiana o italo-cinese, che dir si voglia. Quell'amicizia in nome della quale l'Italia sarebbe stata inondata di mascherine, respiratori e ogni altro ammenicolo utile a contrastare il virus. Benissimo, questi doni piovuti dal cielo, dal celeste impero, dal fu celeste impero, non furono doni, non sono stati doni. Per gran parte, solo una piccola parte sono stati doni, ma vedremo nel prosieguo che sono stati doni interessati. Ecco, questi pseudo doni sono stati in realtà, come poi si è scoperto, pagati a caro prezzo con 200 e rotti milioni di euro di contratto siglato dal nostro governo. Ecco, perché dico abbiamo scoperto dopo? Perché abbiamo assistito a una sorta di delirante pravda governativa, a una campagna mediatica mai vista nel nostro paese, che ha riscritto tutto ciò che si poteva sapere sulla Cina in meno di 15-20 giorni. Questo deve preoccuparci perché è il segnale forse più allarmante. A inizio epidemia sembrava che i cinesi fossero gli untori, fossero coloro che avevano dato origine al virus. E gli italiani, lo ricordiamo, erano intimoriti dai ristoranti cinesi, dalle Chinatown italiane, tant'è che c'era già stata allora una campagna di stampa mediatica perché si tornasse a mangiare cinese.
Benissimo, da quel timore iniziale, da quelle paure legittime iniziali della nostra popolazione, come dicevo, in 15 o 20 giorni c'è stato un flusso pazzesco mediatico che ha cercato di spostare l'asse atlantico, il baricentro geopolitico del nostro paese, la nostra postura internazionale che è durata per 71 anni, verso la Cina. Ecco, è stato qualcosa di tremendo, di inaudito, di mai visto. E dal COPASIR questo è stato denunciato, dalla rivista Formiche, da pochissimi pensatori liberi e critici, perché era tutto un flusso tremendo di informazioni che sembrava aver trasformato la RAI dalla nota Tele Kabul in Tele Pechino. Ecco, abbiamo visto che è stato dato, e questo è sempre uno studio commissionato da Formiche, 3 volte lo spazio agli aiuti provenienti dalla Cina rispetto agli aiuti dati dagli Stati Uniti. Ricordiamo che poi il presidente Trump ha stanziato 100 milioni di euro, ma ricordiamo anche che l'orgogliosa appartenenza all'Alleanza Atlantica e l'asse, l'alleanza strettissima con gli Stati Uniti porta ben altro che qualche scatolone di mascherine propagandate in pompa magna. Abbiamo visto, sempre nelle ultime settimane, la grande commessa per Fincantieri che vale miliardi. Ecco, ma quello che vale miliardi non è tanto il commercio con questo e con quello, vale miliardi, anzi non ha valore, la nostra libertà, che adesso è messa in discussione, messa in dubbio, perché se qualcuno come questo governo guarda la Cina, si mettono in crisi quei valori che fondano la nostra stessa democrazia, quelle tutele ai nostri diritti civili che vengono messi in discussione da quel regime. Da Hong Kong allo Xinjiang, dal Tibet anche la compressione dei diritti dei cattolici in Cina. Ecco, questo si vede quotidianamente, si vede cosa sta succedendo ad Hong Kong e noi come Lega già a gennaio scorso avevamo presentato una mozione per chiedere che il nostro paese si schierasse a fianco di quei ragazzi che combattono per difendere la loro libertà e lo statuto d'autonomia garantito da quell'accordo sino-britannico del 1984, che dovrebbe essere la base di quel un paese, cioè, sì, un paese, due sistemi, che oggi è un principio che oggi è messo invece fortemente in crisi. Anzi, Pechino, senza mezzi termini, vuole proprio cancellare. E allora qui l'analisi non può che spingersi su Taiwan, con la vittoria di Tsai Ing-wen, la presidente che tanto ha dato sulla lotta al coronavirus. E perché partiamo da Taiwan? Perché Taiwan è l'isola libera, democratica, di fronte alle coste cinesi, quel faro di libertà, davvero isola in tutti i sensi, che è riuscita a combattere molto meglio rispetto alla Cina continentale il virus. Benissimo, noi invece che immagine abbiamo in Italia di Taiwan, che tanti aiuti ha inviato al nostro paese, beh, forse qualcosa di più simile a quella che è l'immagine che ha l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nulla. Perché, lo ricordiamo, si è svolta da pochi giorni l'assemblea annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e proprio lì Taiwan non c'era, perché la Cina non la vuole, perché la Cina inizia a parlare con forza di riunificazione e quindi attenzione, perché nel Mar Cinese Meridionale, ne siamo convinti, si gioca tanto del futuro della libertà delle democrazie. Quel Mar Cinese Meridionale dove sempre più si allungano i tentacoli del regime comunista verso le isole Spratly, Paracel, quelle isole oggi militarizzate che da poco, anche qui nel silenzio della stampa italiana, sono diventate una nuova provincia dell'impero cinese. Benissimo. Gli stati asiatici però si stanno risvegliando, non ci sono solo gli Stati Uniti a tutela di Taiwan, ma ci sono anche tanti stati che stanno, grazie proprio anche all'emergenza coronavirus, capendo che cos'è questa nuova forma di imperialismo che si è presentata dapprima come imperialismo di matrice commerciale e oggi inizia a rivelare
però anche una preoccupante escalation militare. Ecco, quindi tutto ciò per dire che in Italia si è celebrata la Cina, in Italia si è celebrato l'amico cinese che manda le mascherine nel momento del bisogno e non si è ricordato, per esempio, che il virus proprio dalla Cina, da Wuhan, proviene. Tutt'altra storia negli Stati Uniti, dove il presidente Trump, dove Pompeo hanno da sempre definito il virus come virus cinese, influenza cinese. Ecco, da noi no, perché nonostante le sollecitazioni provenienti dalla Lega, né il Premier Conte né il Ministro degli Esteri Di Maio hanno mai chiesto quella trasparenza, quella chiarezza dovuta a fronte di migliaia di morti alla Cina. Noi siamo il paese occidentale che oggi ha il governo più filo cinese, il governo più filo cinese d'Occidente che non certo si schiera a fianco degli Stati Uniti, ma nemmeno in nome di quell'europeismo tanto decantato da questo governo con la Merkel o con Macron, che entrambi invece quella trasparenza l'hanno chiesta. E allora è sembrato anche che nella manovra che c'è stata a livello globale, partita ovviamente dalle grandi democrazie occidentali, dall'Inghilterra, dall'Australia, quella manovra che ha portato più di 100 paesi, 116 paesi a chiedere un'indagine internazionale all'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Bene, l'Italia c'è stata come componente dell'Unione Europea, ma con un ruolo, a nostro modo di vedere, assolutamente passivo e non propositivo. Noi stiamo tentennando, stiamo mettendo in gioco il nostro futuro tra Via della Seta che vuole divenire una nuova via della salute e qui nel momento, nel culmine dell'emergenza, si è visto che magicamente a cosa si puntava? Si puntava a ottenere, magari con qualche ditta tipo Huawei o ZTE, i dati sanitari dei nostri concittadini, il cloud sanitario nazionale. Ecco, abbiamo sentito parlare anche di questo. Prestiamo la massima attenzione perché il Copasir l'ha denunciato, il 5G cinese non è sicuro, non è un'infrastruttura compatibile con la nostra appartenenza all'Alleanza Atlantica, non è un'infrastruttura compatibile con quelle libertà alle quali siamo abituati e alle quali non vogliamo rinunciare. Il 5G cinese vuol dire consegnare i dati dei nostri smartphone, dei nostri telefoni al Partito Comunista Cinese. Non dobbiamo cedere, non dobbiamo farci irretire da quei doni che a altro non servivano che a spostare il baricentro geopolitico del nostro paese. Ci hanno blandito, ci hanno coccolato nel momento dell'emergenza per far sì che con un gigantesco cavallo di Troia cambiasse la nostra postura, la postura del nostro paese e si slettasse dall'alleato storico, dall'alleato di sempre, dagli Stati Uniti verso la Cina. Noi siamo con i ragazzi di Hong Kong, siamo con il cardinale birmano Charles Bo, siamo con il cardinale di Hong Kong Joseph Zen, siamo con coloro che denunciano i pericoli connessi a un regime totalitario. È quasi impressionante che noi dobbiamo oggi discutere di questi temi. Per decenni abbiamo combattuto un'Unione Sovietica comunista con orgoglio, compattezza dell'Occidente. È stato uno scontro titanico, ma l'Occidente ha vinto il mondo libero. Oggi noi ci scordiamo di appartenere all'Occidente, ci scordiamo della grande libertà della quale godiamo, ci scordiamo del nostro modello. E guardiamo ai regimi autoritari. Tutto ciò grazie soprattutto al Movimento 5 Stelle che dal Venezuela di Maduro all'Iran degli Ayatollah sembra avere dei grandi riferimenti, non di libertà, ma dei riferimenti politici che possono fare veramente male al nostro paese. E citavi Taiwan, non dimentichiamo anche che, come è stato denunciato proprio al Centro Studi Machiavelli, si trova un articolo nel nostro sito di Giuseppe Morabito per chi vuole approfondire. Quando il governo Conte bloccò i voli dalla Cina, fu il momento in cui, ecco, ci si accorse finalmente che fare arrivare i turisti a Wuhan non era saggio, li bloccò anche da Taiwan.
senza apparente motivo, visto che a Taiwan c'erano meno casi ormai che in Italia, quindi era più un paese più sicuro, lo fece essenzialmente per non indispettire la Cina, cioè per segnalare che si riconosceva Taiwan come parte della Cina, a costo però poi di una rappresaglia economica da parte di Taiwan che impose delle sanzioni su alcune importazioni italiane. Questo ecco per rafforzare un po' quello che dicevi. Citavi i media. Proprio su questo avevamo presentato Ecco, un'interrogazione, Daniele, come ecco. Lega. C'è stata una risposta? Non ancora, non ancora. Beh, le risposte sono sempre così lente, però noi continuiamo a aspettare e a sollecitare, anche se la risposta sembra essere molto chiara, visto che quello che è il guru del partito di maggioranza di questo governo, del Movimento 5 Stelle, ovvero Beppe Grillo, entra e esce dall'ambasciata cinese, a nostro avviso, a prendere ordini. Ecco, quella decisione di bloccare i voli anche da Taiwan, che come abbiamo visto invece è un esempio virtuoso di gestione dell'emergenza, di contenimento del virus, non può altro che essere stata una decisione dettata da Pechino. Citavi i media, il comportamento dei telegiornali, in particolare Rai, quelli comunque governativi, filogovernativi. Da un certo punto di vista c'è un rapporto inversamente proporzionale tra il spirito filocinese e l'ostilità a Trump, nel senso che alla fine questi media tendenzialmente non erano così anti-americani finché c'era alla Casa Bianca Barack Obama. E con l'avvento di Trump invece vediamo che ogni giorno, qualsiasi cosa lui faccia, c'è sempre un motivo di critica molto, molto pesante. Perché c'è questo astio, per carità, le critiche possono anche essere giustificate, però a Trump non si perdona nulla. Sicuramente la Cina ha tanti lati oscuri. Sappiamo tutti sulla opacità con cui ha gestito questa crisi sanitaria, facendo in modo che il mondo lo sapesse in ritardo, Hong Kong, in generale il fatto che spesso non si dice, ma la Cina non è un paese democratico, è pur sempre un regime comunista, e tante altre cose, il land grabbing in Africa e così via. Ecco, sulla Cina sembra che invece ci sia molta più indulgenza da parte dei media italiani. Questo come si spiega alla fine? Ma secondo noi si spiega per il fatto che il Movimento 5 Stelle, come si diceva, è legatissimo a Pechino e questo turismo istituzionale, ma non molto, di Beppe Grillo all'ambasciata cinese, i frequenti viaggi in Cina del ministro degli esteri Di Maio e i rapporti stretti del Premier Conte non possono che preludere a un cambiamento del baricentro geopolitico del nostro paese, dall'Alleanza Atlantica verso il regime comunista cinese. Quali le ragioni? Beh, questo è tutto da scoprire fino in fondo. Noi tanti sospetti ovviamente li abbiamo, ma una battaglia che la Lega combatte non si ferma e non si fermerà. Fin da quell'interrogazione in cui chiedemmo ragione della chiusura dei voli da Taiwan, noi continuiamo con atti legislativi, interrogazioni, mozioni d'aula, proposte di legge a cercare di tenere desta quella fiammella di libertà che ancora così arde in Italia, perché è sempre più flebile, sempre più messo in difficoltà dal continuo bombardamento di fake news che troviamo anche sui nostri quotidiani più blasonati. Come dicevo, i mesi dell'emergenza, le settimane più intense hanno sancito anche l'uso di strumenti che hanno portato a una misinterpretazione della realtà dei fatti. Con uno studio di Formiche abbiamo anche visto, commissionato da Formiche, abbiamo anche visto che c'è stato un uso intenso dei bot, questi robot che su Twitter moltiplicavano i post e moltiplicavano il messaggio proveniente dalla Cina, la Cina che aiuta l'Italia, la Cina che è buona. Ecco, in converso, al contrario, invece vediamo che gli Stati Uniti non hanno spazio sui nostri media nazionali, anche se sono sempre stati un alleato
fortissimo, un alleato sincero, un alleato che ci ha garantito la libertà. Benissimo, questo perché? Perché qualcuno sogna davvero di far sì che ci sia una deriva verso Oriente. Qualcuno ci ha raccontato poco più di un anno fa, quando si è siglata la Via della Seta, era marzo di un anno fa, che sarebbero così cresciuti intensamente i rapporti reciproci economici. Noi questa crescita non l'abbiamo vista, anzi abbiamo visto una minaccia costante alle nostre libertà. Vogliamo dirlo ancora una volta, attenzione al 5G cinese. Tramite il controllo delle infrastrutture su cui passeranno i dati di milioni, di decine di milioni di italiani, potrebbe arrivare un nuovo controllo totalitario sulla nostra vita, sulla nostra esistenza. Qualcosa di simile a quello che vediamo, Grande Fratello divenuto realtà, nello Xinjiang, laddove c'è un controllo dello Stato ferreo attraverso un sistema di telecamera riconoscimento facciale e laddove troviamo i Laogai, quei campi di rieducazione che tanto ricordano i gulag sovietici, ma che sono una realtà ancora oggi. A coloro che celebrano la Cina come patria di progresso e futuro, noi diciamo attenzione, guardate bene cosa succede in Tibet, cosa succede nello Xinjiang e guardate bene cosa succede ad Hong Kong. Noi siamo una generazione di ragazzi della Lega che oggi siede in Parlamento, una generazione che è cresciuta combattendo per l'autonomia della propria terra. Non possiamo essere insensibili, non essere vicini a quei ragazzi di Hong Kong che combattono per difendere quell'autonomia garantita appunto da quell'accordo sino-britannico del 1984 e oggi messa grandemente in pericolo. Noi di Trump ci consideriamo come Lega alleati e degli Stati Uniti in generale. Non crediamo assolutamente che sia necessario cambiare la nostra politica estera, stravolgerla, violentarla. Noi crediamo anzi che il ruolo delle democrazie debba rafforzarsi, insieme però a una grande campagna per tornare a sensibilizzare i nostri cittadini sul valore della libertà e della democrazia, perché abbiamo visto un cedimento troppo rapido alle lusinghe provenienti da Oriente. Qualcuno potrebbe anche giudicare curioso che adesso sia la Lega ormai rimasta a fare, come dire, da argine a questa uscita dell'Italia dall'atlantismo, perché al di là delle varie accuse di essere strumentale alla Russia, che sappiamo si sono ripetute negli anni, la Lega ha avuto sempre storicamente comunque una visione autonoma e ragionevolmente anche critica in politica estera, per esempio su alcune scelte dell'amministrazione Obama, penso alla Libia, piuttosto che atteggiamenti in Siria, la Lega non ebbe paura di smarcarsi, come del resto all'epoca poi non era al governo, ma è come anche legittimo tra alleati che ci possano essere opinioni differenti, che ci possa essere poi un dialogo per giungere a delle sintesi. Nel momento in cui invece chi a spada tratta diceva no, dobbiamo seguire assolutamente quello che fa Obama, anche se poi in Libia ormai tutti è conclamato che si sia andati nettamente contro gli interessi nazionali italiani. Io mi chiedo, il PD, perché il PD era il partito che all'epoca invece, ci ricordiamo le critiche feroci a Berlusconi perché non era pronto a partire lancia in resta con Obama e Sarkozy e Cameron contro la Libia. Il PD si chiama così perché ha preso il nome dal Partito Democratico Americano. Ci fu Veltroni che fu candidato a premier con lo slogan che era la traduzione italiana di quello di Obama. Quindi, ok, i 5 Stelle lo sappiamo, ma come si spiega che il PD non faccia un po' da anche loro da contraltare da questo punto di vista? Di Maio è andato alla Farnesina e va bene, ormai sembra che si lasci andare tutto verso il filocinesismo, cioè l'odio verso Trump, l'astio ideologico verso Trump. È la spiegazione per cui il PD ha mandato in soffitta tutto il suo tradizionale atlantismo, secondo te? C'è una fascinazione verso i compagni cinesi?
Ma questo è difficile da dire. Quello che è certo è che il PD non sta difendendo, se non a parole stanche, molto stanche, l'atlantismo, l'Alleanza Atlantica, e sta subendo, ma stranamente subisce solo in politica estera, laddove invece detta quotidianamente l'agenda di questo governo, questa aggressione all'Alleanza Atlantica da parte del Movimento 5 Stelle. Aggressione ovviamente non dichiarata, perché se noi sentiamo Premier Conte, se noi sentiamo il ministro Di Maio, celebrano l'appartenenza orgogliosa all'Alleanza Atlantica, però dicono, ed ecco qui che si trova subito il cavillo, dicono questo non ci preclude di commerciare con la Cina e di avere nuovi amici. Ecco, quei nuovi amici ci preoccupano moltissimo. Noi stiamo bene con gli amici di sempre, con gli amici che si sono dimestrati le ali, che hanno sostenuto le nostre istituzioni. Perché questo atteggiamento da parte del 5 Stelle, questo sbandamento continuo, non dichiarato, nascosto, però c'è. E dobbiamo denunciarlo con forza. È uno sbandamento che fa paura, che spaventa chi è innamorato della libertà, perché da una democrazia compiuta, realizzata come quella italiana, noi dobbiamo ridurci a provincia di un impero lontano come quello cinese. Ecco, questo è difficile da spiegarsi, ma forse bisogna ricordare le parole di un giovane leghista, del deputato Igor Iezzi, quando nell'aula di Montecitorio ha denunciato, attenzione, per capire veramente quali siano le origini di questa simpatia, andiamo a studiare, servirebbe una commissione d'inchiesta, cosa è successo tra Casaleggio e Associati e Cina. Stiamo a vedere, studiamo, approfondiamo quali siano i legami. Forse proprio lì possiamo trovare qualcosa. O forse molto più semplicemente la Cina per il Movimento 5 Stelle è un modello, questo controllo sociale ossessivo. Attenzione all'app Immuni che sta arrivando. Ecco, con l'app Immuni, con le telecamere, col controllo dei dati da parte di un partito unico, come succede in Cina. Che deriva si vuole avere? La deriva di un grande fratello, appunto da George Orwell al nostro 2020, con il grande fratello realizzato che per qualcuno probabilmente è davvero un modello. Davvero un modello, chiudere il Parlamento, abbiamo visto anche dei tentativi goffi e maldestri di sfruttare l'emergenza coronavirus tramite DPCM per ridurre il ruolo del Parlamento e tramite un'azione congiunta delle forze al governo per far sì che si arrivasse al voto online. Ecco, il voto online al posto di un reale Parlamento, la Lega dice minaccia, minaccia e minaccia, minaccia alla nostra democrazia. Sembra qualcosa di efficiente, sembra qualcosa di sicuro e invece si presta, secondo noi, a qualcosa di simile a quello che succede già oggi sulla piattaforma Rousseau, una compressione dei diritti. Uno spazio forse ha un'efficienza presunta, ma sicuramente una compressione della rappresentanza e dei diritti di libertà. È questo quello che vediamo venire dalla Cina, ma è soprattutto la grande sfida dei prossimi anni, quella che ormai purtroppo è già una nuova guerra fredda. L'Italia ha saputo bene dove collocarsi nella prima guerra fredda. Urge chiarire, e l'ha detto anche il presidente del Copasir Raffaele Volpi, quale sia il posizionamento del nostro paese oggi tra Stati Uniti e Cina, perché noi davvero non lo capiamo. In commissione esteri ho chiesto più volte, come vicepresidente, che fosse calendarizzata un'audizione del ministro Di Maio proprio per parlare di postura internazionale del nostro paese, di baricentro geopolitico, dove siamo, chi è l'alleato in politica estera, benissimo, nonostante i solleciti numerosissimi, ancora non siamo riusciti a ottenere questa audizione. Ecco, questo secondo noi è il punto significativo, è il punto di caduta. Non si vuole parlare nel silenzio, ribadendo apparentemente l'appartenenza all'Alleanza Atlantica, si lavora per rovesciare invece l'appartenenza a questa alleanza.
finanziaria del nostro paese. Ecco, si lavora a questo. Il ministro Di Maio è venuto a parlarci della Libia. Anche in Libia è in gioco l'interesse nazionale, tanto caro alla Lega. Anche in Libia non sappiamo bene dove si colloca il nostro governo. Quindi stiamo attenti perché se dalla Cina arrivano alcune minacce, dalla Libia ne arrivano altrettante. Dai flussi di migranti che sono enormemente aumentati da quando il Ministero degli Interni sedeva Matteo Salvini, fino al terrorismo che si insinua in questi flussi, ormai una certezza chiara, denunciata da ogni intelligence, anche se la Lega l'aveva sempre detto, venendo schernita, oggi invece è da tutti riconosciuto. E poi l'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico. Noi non abbiamo paura di dirlo, il nostro è un paese povero di risorse, dobbiamo sostenere un gigante come l'ENI che tanto ha fatto negli ultimi decenni per il nostro paese. Mi è sembrato molto opportuno poi il richiamo agli eventi degli ultimi mesi con la crisi sanitaria, il lockdown e così via, perché molti potrebbero pensare che la politica estera è un qualcosa comunque di lontano dalla vita quotidiana, quindi stare con gli Stati Uniti, stare con la Cina alla fine non è un qualcosa che riguarda il cittadino in maniera diretta. Invece bisogna ricordarsi che laddove ci si manifestano alleanze asimmetriche, necessariamente il partner junior tende sempre a somigliare un po' a quello senior. L'Italia ha finito con l'assomigliare agli Stati Uniti sotto alcuni versi, con le sue luci, con le sue ombre. Non si vuole dire assolutamente che gli Stati Uniti siano la perfezione assoluta. Però chiediamoci se preferiremmo vivere in un sistema che assomiglia a quello degli Stati Uniti o in un sistema che assomiglia a quello cinese. Fantascienza, paranoia, beh, fino a 3-4 mesi fa nessuno avrebbe mai pensato che ci saremmo ritrovati per mesi a non poter uscire di casa per legge e a tutta la situazione che abbiamo vissuto. C'è stato il virus, c'è stata la crisi sanitaria, tutti i sistemi autoritari, tutti i sistemi totalitari alla fine si sono sempre manifestati in nome di una crisi reale, costruita o percepita. Questo conta poco, però non bisognerebbe mai dimenticare i moniti della storia. Grazie mille Paolo per il tuo tempo e speriamo, buon lavoro e speriamo di risentirci presto. A presto!